Nome: Zaire. Alessio. Cognome: Vetrano. Lanni. Età: 18. 15. Scuola: Istituto di istruzione. Istituto di istruzione Francesco Mauro Livo. Classe: Quarta D. Terza D. Saluta il tuo collega. Ciao Zaire. Ciao Alessio. Con quale lista ti stai candidando? Think Different. Think Different. A cosa ti stai candidando? Organo di garanzia triennale. Organo di garanzia triennale. Da quanto tempo sei in questa scuola? Io 3 anni. Purtroppo 5 anni. È il mio 5º anno. In cosa consiste l'organo di garanzia in 3 parole? Intermediario, docente, studente. In più parole. Allora, l'organo di garanzia ha il compito di affrontare i problemi che emergono tra docente e alunno. In più parole possiamo dire che l'organo di garanzia è una carica che, in caso di emergenze, di problemi tra docenti e alunni, fa da tramite. Cosa ne pensi della disoccupazione? Penso che la disoccupazione sia un problema molto grave che sta mutando in Europa in questi ultimi anni, specialmente in Italia. Penso che una delle varie soluzioni che possa essere utilizzata sia quella di investire sulla cultura e specialmente sulla ricerca. La disoccupazione è un problema molto grave, infatti molti studenti finiti gli studi liceali sono costretti ad andare all'estero perché le università del sud non permettono molti sbocchi lavorativi. Cosa ne pensi invece della prostituzione? Penso che la prostituzione debba essere legalizzata poiché vi sono vari problemi da affrontare, ovvero quello fiscale e quello igienico, perché come ben sappiamo in paesi come la Germania, grazie alla prostituzione legalizzata, nelle casse dello Stato entrano circa 9 miliardi l'anno in più. Ovviamente ritengo che debba essere combattuta perché svalorizza fortemente il ruolo della donna. Cosa ti piace della tua scuola? L'ospitalità, l'ambiente, ma soprattutto la voglia di fare. Del Mauro Ligo mi piace il fatto che è una scuola prestigiosa e sicuramente dà una formazione adeguata per affrontare il futuro. Cosa non ti piace della tua scuola? Come detto prima, mi piace molto il fatto che molti studenti riescono a partecipare con una voglia di aggregarsi incredibile alle manifestazioni, alle occasioni comunque organizzate dalla scuola. Però vedo a volte dell'incoerenza. Uno dei difetti del Mauro Ligo potrebbe essere, sotto un profilo organizzativo, la scarsa pianificazione riguardante le gite. Che cosa ha motivato la tua candidatura? Mi candido perché voglio dare un grande contributo alla scuola e agli studenti stessi. È un progetto che è sempre stato nella mia testa e penso che la garanzia possa permettermelo. La mia decisione nasce dalla volontà di migliorare il dialogo tra docenti e studenti, perché ritengo opportuno che ogni studente si senta libero di relazionarsi con il professore. Cosa ne pensi dell'occupazione? Sei favorevole? Bella domanda. Sì, sono favorevole all'occupazione, anche se purtroppo negli ultimi anni ho preso una brutta piega, ovvero quella di essere diventata una moda, svilendo quindi il significato della stessa. Però, nel caso in cui questa occupazione fosse organizzata e utilizzata nei migliori modi e quindi adeguatamente, può essere il migliore mezzo di protesta utilizzato dagli studenti e inoltre può essere fonte principale di educazione, crescita e istruzione. Sì, se si dovessero presentare dei motivi ben validi, perché no? Se fatta adeguatamente potrebbe essere un'ottima forma di protesta. Perché i mauroliciani dovrebbero votarti? Ma perché mi sono sempre impegnato, ho sempre messo molta coerenza, molta serietà e penso che l'organo di garanzia mi si addica particolarmente. Perché nonostante sia la mia prima esperienza elettorale, ritengo si debba lavorare a progetti realizzabili e a portata degli studenti come i nostri. Perché dovrebbero votare l'altro? Penso che la gente dovrebbe votare Zaire perché è una persona molto in gamba, intelligente, coerente e molto seria. Perché dopo esperienze passate credo che Alessio sia maturato tantissimo. Saluta e manda un bacio al tuo collega. Ciao Zara. Ciao Alessio. E adesso, infine, dici il tuo motto. Noi pensiamo in grande e noi faremo la differenza.